Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 13 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Chi ben inizia è a metà dell'opera. La Luna nel segno vi vuole rampanti, doppiamente con il vostro astro guida Marte in sestile, ma se sperate di condividere il vostro entusiasmo con qualcuno vi sbagliate, Saturno nel settore delle amicizie tende a isolarvi dagli altri. Rispetto allo stile di vita comune avete preso una posizione di dissenso e ora come paladini della natura lottate contro l'abuso delle plastiche e contro tutto quanto sta facendo collassare il pianeta senza che nessuno alzi un dito. Piano con le battute urticanti, che contribuiscono a farvi il vuoto attorno, la polemica non è quasi mai gradita, soprattutto con tipi come voi che presi dal sacro fuoco diventano insistenti. Il ritorno di una persona a cui pensate molto e spesso, molto desiderata. Potrebbe essere un vostro ex partner che amate ancora ma anche un amico a cui tenete tanto. Qualcuno sta per tornare a farsi vivo e a riprendere il suo posto nella vostra vita. Può anche significare che presto amici e parenti lontani verranno a farvi visita. Non potete volere una cosa e desiderarne un'altra. Decidetevi una buona volta per tutte e fate le scelte giuste e positive. Se lascerai da parte i tuoi crucci, potrai trascorrere un giorno veramente sereno ed in piacevole compagnia. Nel tempo libero coltiva qualche hobby. Purtroppo qualcuno non vuole sentire ragione e oggi sarà inutile insistere. Non insistete e accantonate l'idea di far valere le vostre ragioni. Finalmente la dea bendata volge lo sguardo su di voi. Approfittate di questo momento favorevole che si sta prospettando. Scelte difficili vi attendono in questo periodo, e dovrete iniziare a prendere qualcuna oggi stesso se non volete soccombere sotto il peso dei vari problemi. Il lavoro ti assorbirà tanto da farti trascurare le persone e ti renderà un tantino nervoso. Ti sentirai in ottima forma fisica. Contatti con persone fuori dal comune. Nel lavoro sarai serio, veloce, bravo e impegnato. Riceverai complimenti e lodi. Fai attenzione ai colleghi adulatori tuttavia. Siate più comprensivi e sappiate andare incontro al prossimo. Avrete inoltre l'opportunità di aiutare un amico o un'amica. Fatelo senza attendervi nulla in cambio. I nati di martedì oggi potrebbero ricevere una multa o una bolletta esosta da pagare, portate pazienza. Saturno vi sta tirando brutti scherzi. Dato che mai nulla avviene per caso, cercate di prendere ciò che di buono vi capiterà tra le mani. Più responsabilità non possono farvi male, è la diretta conseguenza delle vostre decisioni. Se avete in mente una passeggiata con una persona conosciuta da poco, cercate di andare o all'appuntamento ben vestite e con un piccolo anticipo. Il vostro fascino e la salute saranno in netto miglioramento, specie se appartenete alla seconda decade. Una comitiva di pianeti in segni propizi è pronta per quest'oggi a darvi il carburante giusto per continuare a correre e tagliare traguardi arrivando sempre per primi. Qualsiasi cosa organizzate avrete la possibilità di vedere esiti fortunati con le persone che vi siete scelte. Saturno consolida le vostre posizioni nell'ambiente dove si svolge la vostra attività e anche in quello familiare, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade arietina. Laddove si sono verificati dei cambiamenti, questi sono accettati senza difficoltà. Il Sole in Vergine, pur non direttamente in rapporto con l'Ariete, vi invita a rinnovare il look e potrà diventare decisamente smagliante. La salute è buona ma, se appartenete alla terza decade, cercate questa settimana di non abusarne. Possono nascere complicazioni di tipo economico, forse perché avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate di limitare le uscite superflue. Ma d'altronde se avete una famiglia è impossibile non avere certe spese. Magari una promozione sul lavoro potrebbe aiutare. Il vostro lavoro vi piace e vi nobilita, tuttavia non è detto che questo sia tutto quello che potete concedervi e che potrebbe concedervi la vita insomma, avete numerose altre possibilità. Non è detto che se non abbiate un lavoro siate persone inutili, così come non dovrebbe essere l'unica vostra ragione di vita. Una via di mezzo sarebbe gradita e sarebbe opportuno portare un po' di amore. Inizio settimana rampante con la luna che scalpita nel vostro segno.
a renderla così decisionista è il sestile di Marte, veloce anche alla guida, giustamente frenato non solo dal consiglio di saggi amici, ma anche dal buon senso di Saturno acquariano, anch'esso in sestile. Presi tra due fuochi, dunque, uno fin troppo vivace, l'altro smorzato, ma tra i due il più duraturo, le braci durano a lungo e scaldano molto. Amore ed Eros. Sensazione di solitudine, un po' ve la siete voluta con i vostri modi bruschi e i vostri giudizi tranchant. Fieri individualisti affermate di stare bene anche da soli, senza gente tra i piedi, oggi però non sembrate dello stesso parere, basta guardare il vostro sguardo malinconico e si capiscono tante cose. Care Ariete, oggi possono nascere complicazioni di tipo economico, forse perché avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate di limitare le uscite superflue. Ma d'altronde se avete una famiglia è impossibile non avere certe spese. Magari una promozione sul lavoro potrebbe aiutare. Il romanticismo è una caratteristica che vi appartiene appieno. Nelle vostre relazioni ci mettete tutto il vostro amore e tutta la vostra voglia di donare affetto a chi vi rende felice, forse per questo siete un po' gelosi e possessivi. Giove combina per voi momenti erotici infuocati e irripetibili. Per i single che vivono flirt senza grossi coinvolgimenti, si annunciano rotazioni di partner che possono divertirli. Chi è in coppia invece sia più attento alle esigenze del partner o della partner. Lavoro e denaro? Il giusto atteggiamento nei confronti del lavoro, con l'entusiasmo che fa sempre bene, ma senza quell'urgenza e quella competitività che ora vista negli altri vi fa accapponare la pelle. Slancio per gli studenti che proprio oggi tornano a scuola, molto impegno anche per gli ecologisti, che si battono contro l'abuso della plastica, uno dei mille problemi causa dell'attuale collassamento della Terra, tra gli idealisti e i santi disposti a tutto pur di salvarla ci siete anche voi. Ci sono progetti importanti da realizzare, gratifiche da riscuotere, giungerete felici in fondo alla giornata. E la premessa per un rilassamento meritato in vista di piccoli cambiamenti negli assetti. Determinazione e attitudine al comando non vi mancano. Nettuno e Urano vi offrono le carte per diventare veri leader. Se siete liberi professionisti preparatevi a una fase in cui le vostre ambizioni aumenteranno e ci sarà bisogno di mettere loro un freno. Salute e benessere. Tutti gli amici hanno qualcosa da raccontare sulla salute, della quale si lamentano in coro. Eppure il bel paese ha attraversato momenti peggiori, che tutti hanno già dimenticato, lamentandosi soltanto per un po' di mal di testa o lo stomaco capriccioso. La cura non sono i ferri punitivi dell'Agar, ma una bella corsa o un'oretta di attività fisica, quella sì, così imparano. Tanti pensieri, numerosi gli impegni e decisamente troppo poco il tempo per recuperare le energie e ordinare le idee sul da farsi. Oggi vi sentirete piuttosto spossati ma in serata vi riprenderete. Per lei, facile identificarvi coi vostri pupi che oggi tornano a scuola, il loro slancio, la loro aspettativa. Diventa anche la vostra e come cito il proverbio chi ben inizia è a metà dell'opera. Per lui, per quanto cerchiate di coinvolgere un amico a fare una pazzia, vi dirà di no, sbaglia, aveva ragione Oscar Wilde, le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.